Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Vag Italy. Oggi vi facciamo vedere questa bellissima Audi A4 B9, quindi l'ultimo modello Avant. La vettura è bellissima come tutte le categorie di Audi A4 che ha fatto Audi, perché è sempre stata una bellissima auto, però questa è stata veramente riammodernata e ha delle linee molto belle, veramente un bel mezzo. A quest'auto siamo andati a fare diversi lavori, vi faccio vedere il primo, forse anche il lavoro più grosso che è stato fatto, che come vedete qua sotto questi quattro anelli Audi c'è questa qua che è la retrocamera di parcheggio. La vettura in origine ne era sprovvista e noi siamo andati appunto ad installarla. Saliamo ora a bordo della vettura che vi faccio vedere tutto, sia per quanto riguarda la retrocamera che per quanto riguarda il resto. Come potete vedere ragazzi, in questo bellissimo virtual cockpit compare già il layout RS4, perché siamo andati appunto ad attivare le visualizzazioni più sportive per quanto riguarda appunto il virtual. Mettiamo in moto ora la vettura. Avrete visto, se siete stati attenti, anche il check delle lancette e l'avviamento, perché abbiamo appunto abilitato un check delle lancette per dare appunto un tocco di sportività in più alla vettura. Espandendo le varie view possiamo vedere che sono comparse innanzitutto qua nel tachimetro la misurazione delle velocità intermedie 10 30 50 70, che in origine mancavano, e abbiamo portato il fondo scala appunto a 320, essendo il layout dell'RS4. Potete vedere anche questa trama grigia con i puntini all'interno sia del contagiri che del contachilometri, e la zona rossa del contagiri completamente piena, originariamente era nera e la zona del contagiri aveva soltanto il bordino rosso, così è decisamente più bella. Dando una sfogliata alle varie view possiamo vedere che abbiamo abilitato anche il cronometro da pista per dare un tocco di sportività a questa vettura, perché è stato abilitato chiaramente il cronometro da pista che misura i tempi sul giro e anche la statistica sul giro. Per quanto riguarda altre attivazioni, vedrete già vicino all'orario questo simbolino qua degli abbaianti automatici, perché siamo andati appunto ad attivare anche gli abbaianti automatici di cui questa vettura era sprovvista. Ora, quando sarà buio e andremo chiaramente in una strada fuori dal centro abitato e non c'è nessuno davanti, gli abbaianti si alzeranno automaticamente per poi riabbassarsi quando entreremo in prossimità appunto di un centro abitato e sopraggiunge qualcuno dal lato opposto della carreggiata. Potete vedere qua che è stato abilitato anche il mantenimento corsia, che è un'importante opzione di sicurezza per questa vettura. Il mantenimento corsia, ovvero l'Audi Adaptive Lane Assist, consiste nel fatto che quando si percorre una strada e chiaramente le righe sono ben visibili, ora se riusciamo di uscire appunto dalla corsia, se rischiamo di uscire appunto dalla corsia, la vettura ci correggerà automaticamente la traiettoria, sterzando automaticamente per rimettersi appunto in carreggiata. Questo ragazzi è molto utile qualora fossimo esposti a colpi di sonno oppure nei casi più estremi anche un malore. La vettura perlomeno così ci garantisce che non andiamo fuori strada, grazie all'installazione del Lane Assist. Andiamo ora a vedere qua nell'MMI cosa è stato fatto. Prima di tutto ragazzi, vi faccio subito vedere la nostra retrocamera di parcheggio che abbiamo appena abilitato. Eccola qua, potete vedere, l'immagine è veramente nitida, è veramente chiara. Come potete vedere c'è anche le linee dinamiche. Cerco ora di cambiarvi l'angolazione della ripresa per farvi vedere anche le varie linee che misurano appunto le varie distanze. E come potete vedere ragazzi, si vede veramente bene. Potete vedere qua a fianco che chiaramente è stata mantenuta anche la grafica dei sensori del parcheggio, di modo che così vediamo come sterziamo e chiaramente tutte le varie ondine che ci sono sia davanti che dietro riescono a darci appunto un'indicazione più chiara di quanto l'ostacolo sia effettivamente vicino. Torniamo ora qua nel menu dell'MMI che vi facciamo vedere un'altra carrellata di attivazioni fatte.
Cominciamo subito a dare una scartabellata qua nelle impostazioni, andando in manutenzione sistema e guardando le varie informazioni della versione. Prima di tutto possiamo vedere che è stato aggiornato il software dell'MMI a 14.21, che è l'ultima versione disponibile per questo tipo di MMI, che è un Harman, e possiamo vedere che la banca dati di navigazione è aggiornata al 2023. Questo, ragazzi, perché abbiamo dato all'utente la possibilità di poter aggiornare gratuitamente le mappe del sistema a vita. Prima doveva pagare ogni aggiornamento, ora può tranquillamente aggiornarsele comodamente ogni volta che viene rilasciata una nuova versione della cartografia. Restando sempre in tema del navigatore, possiamo vedere che sono stati introdotti anche i velox fissi, ne possiamo vedere già alcuni qua, quelli mobili, insieme a tanti altri punti di interesse che sono, ve li faccio vedere uno per uno. Ecco qua, ragazzi, scusate, ma è sempre un cinema al menu dell'Audi. I velox fissi, i box semipermanenti, le corsie preferenziali, i lettori targhe, posti di blocco che sarebbero i velox mobili, semafori controllati, sorpassometri, tutor, i velox di qualche paese limitrofo qualora volessimo spostarci all'estero e le zone traffico limitato. Così, ragazzi, con queste informazioni sempre visibili all'interno della nostra cartografia, siamo sicuri che non andremo mai a prendere una multa. Come potete vedere, peraltro, qua ce ne sono già abbastanza intorno. Continuando la nostra carrellata di attivazioni, andando appunto nelle impostazioni della vettura, possiamo vedere che per quanto riguarda l'illuminazione esterna è stato abilitato il menu luci diurne. Fleggando e defleggando questo menu, ora col selettore luci su auto disarro, quindi come ora, oppure spostando direttamente il selettore luci su zero, la vettura sarà completamente spenta. Così abbiamo un po' di privacy qualora volessimo tenere la moto per aspettare qualcuno, magari mettersi a parlare con qualcuno, o banalmente la vogliamo pulire e ascoltare un po' di musica intanto che la puliamo, così siamo sicuri che non andremo a scaricare la batteria qualora ci dimenticassimo anche il quadro acceso e le luci accese. Andando invece nella chiusura centralizzata, ragazzi, potete vedere che allora è stato abilitato il menu del bloccaggio durante la marcia. Questo perché la vettura prima, ogni volta che partiva, superava i 15 km orari, automaticamente le portiere si chiudevano. Questo, ragazzi, chiaramente non poteva essere disabilitato e all'utente in questo caso dava molto fastidio. Quindi abbiamo dato all'utente la possibilità di poter gestire il bloccaggio automatico delle porte appena si superano 15 km orari a suo piacere. Potete vedere oltretutto, ragazzi, che è stato anche defleggato il ripiegamento specchi. Questo per via del fatto che ora, qualora volessimo chiudere gli specchi, non dobbiamo più necessariamente ogni volta che chiudiamo la vettura tenere aperti e chiudere anche gli specchi, ma semplicemente tenendo premuto il tasto di chiusura ora siamo noi a decidere quando chiudere gli specchi. Questo per via del fatto che chiaramente diamo all'utente la possibilità di risparmiare la vita dell'unità di ripiegamento. Per quanto riguarda invece altre attivazioni, vi facciamo vedere che per quanto riguarda la vettura abbiamo abilitato, anche se ora non riusciamo a farvelo vedere perché non abbiamo appunto dispositivi multimediali a portata di mano, anche il video in movimento, perché in questo caso il proprietario ha dei bambini, nei suoi lunghi viaggi vuole intrattenerli con un cartone animato e ora ha la possibilità. Andiamo ora a vedere anche nel menu degli assistenti alla guida, che è comparso appunto il menu dell'Audi Active Lane Assist, con il quale possiamo selezionare se utilizzare o meno la vibrazione del volante qualora ci corregge appunto la traiettoria, un intervento dello sterzo che sia più rapido oppure un po' più ritardato a seconda, insomma, delle nostre esigenze. Vi faccio vedere anche la vettura in chiusura del video qua per quanto riguarda gli interni, che sono molto belli, molto ben curati. Il proprietario oltretutto la tiene veramente veramente molto bene. Questo virtual cockpit è veramente bello, con queste grafiche che peraltro noi stessi abbiamo migliorato. E vi chiudo questo video con l'ultima visualizzazione della nostra retrocamera di parcheggio, che guardate, ragazzi, è veramente veramente fatta bene.
Se vi sono piaciute queste attivazioni, ragazzi, mettete un bel like a questo video. Se avete un amico con un'Aria 4 a cui manca la retrocamera, mi raccomando, parlategliene. Se vi piace anche a voi una retrocamera da installare nella vostra Audi, mi raccomando, ragazzi, contattateci, che saremo in grado di installarvela originale Audi e perfettamente installata come da fabbrica. Non dimenticate inoltre di seguirci nei nostri canali social, YouTube, Telegram, Instagram e Facebook, per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità. Un saluto dall'intero staff di Vag Italy. Too long, but stay.